Mi è mancato tanto il quotidiano, tanto stare insieme alla squadra, allo staff. Sono stati solamente 18 giorni, ma sono stati lunghi. Ieri sera, quando mi hanno comunicato la mia negatività, sì, ho fatto fatica a prendere sonno perché non vedevo l'ora di tornare, quindi sono contento di essere qua. Sono stato fortunato perché comunque ho avuto qualche sintomo, ma ho preso il Covid in modo un po' abbastanza leggero. Posso dire che lo smart working non funziona perché ho lavorato molto più da casa che al campo, quindi però è meglio essere qua, è meglio essere presenti. Io ho bisogno di stare con i miei giocatori, ho visto tutti gli allenamenti, ma una cosa è vedere i giocatori, sentirli, una cosa è solamente vederli dall'alto, quindi sono molto contento di essere tornato. Sicuramente la squadra è più consapevole delle proprie possibilità, più consapevole delle proprie qualità, i risultati positivi, soprattutto le prestazioni, hanno dato convinzione alla squadra. La squadra ha capito che è molto meglio giocare da squadra che da singoli, e quindi siamo cresciuti tanto, ma sappiamo ancora che abbiamo ancora anche ampi margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare per continuare a crescere. Guardando le partite alla televisione, tra l'altro, io ho avuto la possibilità di guardare la nostra tattica, nel senso che ero in live e vedevo la partita dall'alto, quindi avevo una visuale anche migliore rispetto a quella che sono abituato dalla panchina. Capisco un po' di più chi sta a casa davanti al televisore che critica facilmente, perché sembra più facile. Dalla televisione sembra più facile, a volte qualche errore fai più fatica a sopportarlo, mentre vi posso assicurare che poi dal campo i tempi, gli spazi sono più difficili. Quindi in panchina sono più portato a essere propositivo, positivo. A casa mi sono trovato un po' più nervoso. Non dobbiamo smettere di provare a comandare le partite, però dobbiamo anche capire i momenti della partita, lo stiamo facendo bene. Abbiamo incontrato anche avversari molto forti che a volte poi non ti permettono di esprimere al pieno le tue potenzialità, il tuo gioco. Quando c'è il momento di soffrire, di stringere i denti, di essere compatti, di lavorare tutto per difendere la porta, credo che la squadra lo stia facendo molto bene, quindi questa è una crescita importante. Abbiamo cominciato un periodo di 30-31 giorni dove giocheremo 10 volte, e quindi è normale che la fatica si farà sentire, ma giocando da squadra possiamo sentire meno questa fatica, possiamo recuperare bene. Ho sempre fatto dei cambi dalla partita all'altra e continuerò a farli perché credo che sia essenziale per mantenere alto il livello di performance sia atletica, sia mentale, sia tattica. Quindi credo che ho le soluzioni e ho gli uomini per cercare di essere sempre competitivo di partita in partita, sapendo che adesso dobbiamo stringere i denti perché mancano ancora tante partite importanti, e quella di domani sera è una partita importante perché ci può avvicinare molto a un obiettivo che abbiamo in testa, che è quello di superare questi primi gironi di Europa League.